A Bano Terme si è appena conclusa la tavola rotonda della Convention Nazionale sull'allenamento della forza organizzata dalla Federpesistica. Lorenzo, tue impressioni su questo appuntamento? Ma questi sono incontri che sono sempre molto importanti, perché c'è la possibilità di confrontarsi innanzitutto con persone, con professionisti che arrivano da discipline diverse, ma soprattutto c'è la possibilità di confrontarsi con delle persone che hanno approfondito, che hanno studiato, che hanno preparato delle metodologie diverse, dei modi di allenamento diversi, che per noi nell'ambito del mondo dello sport è la cosa più importante. E non per ultimo c'è l'opportunità sempre di confrontarsi con dei personaggi, dei professionisti di altissimo livello. E qual è lo stato di salute della pallavolo italiana a livello giovanile? I successi sia tra le donne che tra gli uomini ai giochi del Mediterraneo fanno ben sperare in questo senso? Ma certo, perché chiaramente ad esempio la nazionale maschile che ha partecipato ai giochi del Mediterraneo è una nazionale molto giovane, con dentro tantissimi giovani, con dentro giocatori che arrivano dai campionati di A2, quindi giocare a livello internazionale sul palcoscenico così importante non è assolutamente facile, per di più vincerli dà ancora più credito al lavoro che viene svolto. E non dimentichiamo che l'anno scorso poi la nazionale juniores ha vinto anche la medaglia d'oro al campionato europeo. La nazionale maggiore maschile è impegnata nella World League. Pensi che è possibile che gli azzurri dopo 13 anni tornino a vincere in questa competizione? Ma beh, innanzitutto oggi e domani si giocheranno la possibilità di giocare la finalissima, che io penso che sia un traguardo alla portata di questa squadra, perché la squadra italiana di pallavolo maschile seniores oggi è una squadra molto forte, ha un potenziale enorme. E dopo è chiaro, sai che per vincere le differenze sono sempre dei dettagli, le differenze sono sempre minime, perché quando arrivi alle Final Six trovi sicuramente le migliori squadre, anche se quest'anno, senza ombra di dubbio, ci sono delle squadre che, come si vuol dire, sono in una fase di restaurazione in prospettiva del Mondiale del 2014 dell'anno prossimo, per poi affrontare un programma un po' più a lungo termine, che è il 2016 Rio de Janeiro. Qui ad Bano Terme si parla di preparazione fisica. Quando eri un giocatore, quale era tra i tuoi allenatori quello più esigente dal punto di vista atletico? Ma guarda, io fare un nome piuttosto che un altro è sempre una cosa molto spiacevole, perché io ho avuto la fortuna di lavorare sempre con dei grandissimi professionisti. Io ritengo sempre che il miglior allenatore è quello che ti fa allenare non di più, quello che è molto più esigente, perché quando un allenatore è esigente nei confronti di un atleta vuol dire che questo atleta ha delle potenzialità, e quindi quello che ti sta dietro, quello che ti conta le ripetizioni, quello che ti sopporta e ti incita a fare sempre meglio è quello che alla fine risulterà che è il tuo migliore allenatore. Un'ultimissima domanda: ora che sei passato dall'altra parte in veste di allenatore, quanto ritieni importante l'aspetto della preparazione atletica per i tuoi giocatori? Moltissimo, io sono un allenatore che cerca di fare collimare le cose perfettamente, anzi in determinate circostanze sacrifico un qualche cosa dal punto di vista tecnico in un determinato periodo dell'anno a vantaggio della preparazione fisica, perché essendo stato giocatore so che avere la prestazione, ma soprattutto essere preparati al massimo sforzo, è sicuramente un qualche cosa di molto importante.